Allora, in questo video vediamo come si inizializza la stampante Zebra ZT411 RFID. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è inserire la regione dove operiamo per il campo di frequenza. Andiamo in RFID, corriamo verso il basso, codice paese RFID. In questo caso dobbiamo selezionare, premendo sulla riga, Europa. Ok, selezionato e torniamo indietro. La seconda procedura, prima di calibrare l'etichetta RFID, bisogna fare la calibrazione dei supporti e successivamente passiamo alla calibrazione del tag. Andiamo sempre nel menu, andiamo su sensori, calibrazione manuale, avvia calibrazione manuale. Ora la calibrazione comunque è guidata, grazie anche al display fa vedere quello che dobbiamo fare. Vabbè, sono 16 passaggi. Prima cosa, ok, siamo al coperchio e andiamo avanti. Apriamo la testina, andiamo sempre avanti. Adesso mi dice rimuovere il nastro. Vediamo il nastro, perché la prima cosa che farà la stampante è calibrerà le etichette, successivamente il nastro. Andiamo comunque ancora avanti. Allora, la stampante all'interno ha un sensore, vedete questa luce verde? Ora, adesso io ho un'etichetta larga 100, ma se avessi un'etichetta, adesso ve la faccio vedere sotto, io posso spostare questo sensore, vedete la lucetta verde si sposta, e questo è il sensore dell'etichetta, deve capitare, diciamo, nell'etichetta. Se avessi avuto un'etichetta più piccola, il sensore non lo posso mettere esterno all'etichetta. Adesso il sensore, siamo certi che sta al centro dell'etichetta, e vado avanti. Allora, adesso iniziamo a fare la calibrazione del supporto. Ora, porto indietro l'etichetta, devo togliere, in base a quanto è grande l'etichetta, diciamo un 20 cm solo dell'esiliconata, e porto indietro la siliconata e mi devo assicurare che il sensore verde prenda solo legga solo la siliconata, non l'etichetta. Ovviamente questa è un'etichetta grande, io tolgo due etichette, ho risolto. Un'etichetta piccola, magari devo togliere 20 etichette. Premo sempre avanti, ancora avanti, e ok, adesso ci dice chiudere il gruppo di stampa. Vado avanti, se c'è dell'etichetta in più la posso anche togliere, non mi serve. Adesso inizia la calibrazione. Calibro. Calibrazione in corso. Calibrazione di supporto eseguita. Adesso dobbiamo avviare la calibrazione del nastro. A questo punto rimettiamo il nastro. Ci dobbiamo assicurare che lo riavvolgiamo. Nastro messo bene, attenzione, adesso tiro avanti l'etichetta e mi rimetto a filo della nuova etichetta. Chiudo tutto e vado avanti. L'operazione è quasi finita. Andiamo avanti. Adesso calibriamo il nastro. Contestualmente dovete avanzare delle etichette. Calibrazione manuale finita. Bene, a questo punto, per essere certi che la stampante sia ben calibrata, faccio un feed e mi fa avanzare un'etichetta precisa. Ok, a questo punto che abbiamo la certezza che i supporti sono ben calibrati, posso fare la calibrazione del tag RFID. Perché è necessario fare prima la calibrazione dei supporti? Perché la stampante, una volta calibrato perfettamente il supporto, dopo andrà a leggere, con l'antenna che è all'interno, diciamo, della stampante, la posizione precisa del tag rispetto
all'etichetta. Ora, adesso passiamo alla calibrazione del tag. Sempre posiziono qui RFID e vado su calibra RFID. Mi chiede prima se i supporti sono perfettamente allineati e se ho tarato anche la potenza dell'antenna. Adesso vado avanti e inizia il processo di calibrazione. Come vedete, calibrazione in corso. È un'operazione che impiega circa 3-4 minuti, perché adesso vedete, sto spostando indietro tutto il supporto a step, proprio perché l'array sotto, che qui è centrale sotto, andrà a leggere la posizione del tag, e questa operazione va fatta ogni volta che all'interno della stampante io cambio formato dell'etichetta o cambio magari il stesso formato, però la posizione del tag rispetto all'etichetta cambia. Va fatta sempre la calibrazione, altrimenti quando va di stampa verrà annullata l'etichetta. Vedete adesso che ha incontrato, diciamo, l'array ha incontrato il tag, prima si sposta leggermente indietro l'etichetta, adesso sta ripartendo in avanti. Adesso continua con questo ciclo di letture. A questo punto vedete, calibrazione RFID completata. Confermo, ritorno sul mio menu e la stampante è pronta e potete iniziare a lavorare.